Ciao amici, Circos Electric, grande riapertura. Stasera, allora, facciamo facile perché vogliamo capire come funziona. Io di solito in questi giochi qua faccio una mega fatica incredibile. Muoio sempre, mi piacciono tutti, ma muoio veramente male. Riapre il circo, raga. I promised myself I would never see him again. 10 years is far too soon, after what he did. Yet here I am, reporting on the least important story for tomorrow's paper. The grand reopening of his Circus Electric. He hasn't lost his charisma. I'll give him that. Ladies and gentlemen, boys and girls, on this program, members of staff. Always giving them something new, something bigger. I give you the pillar of power. Something more dangerous. Enlighten us instead. I've seen these two before. That's their happy face. Maybe they'll arrest Uncle. That'd be a story I could get behind. What are they doing? Die! What? Oh my God, morte. Die! Perché? Then I hear him. Grok, Balthy, save my niece. Balthies? Oh. Sono robotici. Combatti, fight! Bring these bothersome puppies to their knees. Grazie alle abilità puoi battere i tuoi avversari in combattimento. Ciascun personaggio può usare soltanto un'abilità a turno. Allora, io ho la palla. Davanti, vai! Pof, pof. I do believe your rubber ball cracked his rib. Jolly good aia, 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 aia. Urca! Sono forti questi qua, Positioning Alcune abilità possono essere usate soltanto in determinate posizioni e contro determinati obiettivi. Entrambi sono indicati nella descrizione dell'abilità. Durante il combattimento puoi spostare manualmente il tuo compagno di squadra avanti e indietro. Quindi, come si fa? Tuttavia, il compagno dispone soltanto in prima posizione. Ah, ok. Così solo. Ok. Just move forward. Ricordati che Grok può usare lancio di palla in qualsiasi posizione e che questa abilità è efficace contro tutti i nemici indipendentemente dalla loro posizione. Ah, ok, quindi ok, perfetto. Allora, lancio palla. Fallisce. Ah, perché lui è forte. È fortissimo lui. Now, show me that. Adesso diamo lì una padellata, dai. Clap, clap, clap. Turno 3. Agisce una volta ogni turno in base all'orientamento del tiro del battore e al valore dell'attributo iniziativa. Ok, quindi ci sono io, lui e lui. Quindi, vabbè, qui abbiamo palla. Tocca a lui e tocca a me. Bam! Grandi raga! Oh, autodifesa trofeo! Hai vinto, Grok Baldazar! Forte, forte, forte. A rather eventful reunion after 10 years, was it not, Denise? Il direttore, dopo 10 anni, un incontro piuttosto movimentato. Non trovi, mia cara nipote? Saving lives isn't really your style, uncle. But thank you. Amelia, salvare vite non è proprio il tuo stile, zio, ma ti ringrazio.
I see your mother's lion remains as spirited as ever. Il direttore, il leone di tua madre e gli va cieco come sempre. Yes, and just as blind, no thanks to you. Sì, è cieco come sempre, di certo, non grazie a te, no? Now, if you'll excuse me, I have some facts to gather. Scusami, adesso devo andare a raccogliere delle informazioni. Ah, for your circus story. Per la tua storia del circo? Certo. Dear God, no. Ma mio Dio, no. I need to understand what the hell just happened here. That's the new story. Devo capire che diamine è successo. Questa è la nuova storia. Come, let's find Dr. Mabry. Cerchiamo il Dr. Mabry. This maddening took hold, but... Ah, si è nascosto quando questa follia ha iniziato a prendere piede. Ma... With brilliant thoughts. È un uomo geniale, con pensieri geniali. Unlike certain present company. Diversamente da qualcuno qui. I'll not have you speak. Non ti permetto di parlare così di Grog. Oh, ruggine, così. Usa devozione alta, rende i personaggi estremamente efficienti nei combattimenti. Ok. Where is Dr. Mabry? We've looked everywhere. Dov'è il dottore? Abbiamo cercato dappertutto. Not quite everywhere. Non dappertutto. Espansione del circo. Disponibile treno. Personaggio sbloccato. Questo artista può apparire nel treno ad essere ingaggiato. Ingaggia nuovi artisti. No Dr. Mabry in here. Berta, spot some new talent. Allora, 10 soldini io ce li ho. Abilità un sacco, attributi salute massima, danni critici. Pagliaccio, uomo forzuto. Mi mangia fuoco. Ingaggiamola. 0 soldini, non c'ho più una lira. Crazed Bobby, coming right for us. Un poliziotto impazzito si avvicina. Tell me, Bertha the Fireblower, you any good in a fight? Dimmi, Bertha la Mangiafuoco, sei brava a combattere? A fight, sir? A combattere, signore? Oh, he brought a mime! Ah, ha portato un mimo. È fortissimo! Ed Edward inaugurò il circo Mechanique nel 1891, colmato il vuoto lasciato dalla chiusura del circo Electric, avvenuta 2 anni prima. Electric Magnetic. Devozione è una parte dell'efficacia dei personaggi nei combattimenti. Valori più elevati di devozione possono tradursi in maggior possibilità di mettere a segno un attacco o maggiore quantità di danni inflitti. Ok. Andiamo di lei. Yes, Bertha! The very name puts the breath in fire breathing. Usa determinazione, abilità in combattimento munita a diminuire all'istante la devozione degli obiettivi. Ah, trombetta! Vediamo? Fine trumpeting, Grog. Everyone's increased devotion inspires us all. Vedi? La devozione può avere 2 valori differenti. Il valore di base influisce costantemente sull'efficacia del personaggio, mentre il valore temporaneo dura solo alcuni round di combattimento. Dai! Oh, no! Fallisce. Caspita! Turno 2. Allora, analogamente a quanto accade ai tuoi artisti, riducendo la devozione degli avversari potrai diminuire l'efficacia. Quindi, la devozione essendo a zero, i nemici personaggi giocatore cercheranno di fuggire. Ah, hai capito. Quel mimo non sembra troppo devoto. Urca! Seria! Worth all 10 shillings for sure. Vale tutto. Maybe per 10 even 11. Forse anche no, 11. Just 10. No, 10. Allora. Sposti in avanti 2 slot. Aumenta la precisione. Ripristina. Palla. Poi. Adesso ti do una legnata. A little
E l'altra con la motoretta. Hai vinto. Baldassar, Grok e Berta. Risorse, un po' di carne, un po' di chiavi e varie. I personaggi sono in grado di attivare le proprie abilità preferite e possono comunque essere utili se usano degli oggetti su di loro o su di loro compagni di squadra. Is this fighting normal for you, Ringmaster? Questi combattenti, direttore, sono una cosa normale per voi? Very recently. Soltanto di recente. You just endanger this poor girl's life. Bertha, are you hurt? Hai messo a rischio la vita di quella povera ragazza. Berta, stai bene? A scratch or two. Sono un paio di graffi. Nothing a night in the sleeping cart won't heal. Niente che una notte di riposo nel vagone letto non riesca a risolvere. Ah, vedi? Questi infortunati riposano nel vagone, ma ci dipende da ora se da fare altro. Vagone letto. Must recover. Devo riprendermi. Yvonne, so lovely Yvonne. To see you. Banged up as you may be from ti vedo provato dalla giornata di sopravvivenza, forse il vagone letto questa sera lo riserviamo a te. Ok. La guarigione richiede tempo, lascia che riposi nel vagone. Ok. Oh, and here comes Dr. Mabry. Ok, arriva il Mr. Mabry. Aiuto, aiuto! Salvatemi da questi criminali infranciti. Altre di queste pestifere creature in arrivo? Maledizione. Ah. Circus Electric chiuse i battenti nel 1889 a seguito del tragico incidente accaduto in scena a Shanda, la domatrice di leoni. Ok. Allora, sebbene in grado aumentasse sia la possibilità di mettere a segno un attacco sia danni inflitti usando determinate abilità, il livello di devozione non interessa tutte le abilità. Le abilità interessate alla devozione sono evidenziate nell'effetto elettrico tutto intorno alla loro icona. L'effetto positivo o negativo della devozione è segnato tra parentesi nella descrizione delle abilità. Ah, il più 3. Sì, sì. A me piace il fuoco. Bravissima lei. Allora, visto che vai di trombetta. Porca. Ha un motoretto elettrico pazzesco quello lì, eh. Porca, aia. O l'ho presa, eh. Diamo una bella randellata a questo qui. Ok. Porca loca. Fuoco. Usiamo la palla. Ah no, volevo fare la palla, ho fatto martello, manganello elettrico. Adesso ti do una rallescata. No, questo fallisce spesso quello lì, eh. Fa proprio il... Allora, adesso gli diamo una pallettata a questo qua. Ecco, bravo. Bravo. I personaggi possono recuperare devozione esibendosi negli spettacoli circensi. D'altro canto, la presenza di troppi artisti con una bassa devozione può ridurne l'efficacia. Oh! Le giornate finiscono sempre al termine dei combattimenti. I risultati del circo e lo stato dei personaggi riferiscono a questo momento. Ah! Fico! Ok. Yvonne, un nuovo artista si è unito al circus. Gli effetti degli edifici vengono applicati la giornata successiva. Yvonne è guarita grazie alla notte passata nel vagone letto e pronta a unirsi. You want my opinion on this, don't you, Amelia? Vuoi che ti dica la mia su ciò che sta accadendo, the vero Amelia? The power you designed was lit. Exactly then everything around us went to hell.
Il pilastro del potere da voi progettato si è acceso e proprio in quel momento si è scatenato il caos tutto intorno a noi. You should see what happened to the London Bridge. Ah, dovresti vedere che fine ha fatto il London Bridge. The London Bridge? Has it fallen down, my fair Mabry? Il London Bridge è crollato, mio caro Mabry. Page è scomparso. I miei droni lo confermano. Svanito. Vanished? Vanished? How? Svanito come? I can get you there to see for yourself with a map. Posso farvi arrivare sul posto così vedrete con i vostri occhi, con una mappa. Just need time. May I bring it to you shortly? Ho solo bisogno di tempo, posso portarvela fra poco? All things come shortly from you, Ollie. Join us at the circus tent when you can. Tutto è fra poco con te, Ollie. Raggiungici nel telone del circo appena ti è possibile. That's where she'll be, with me. Lei sarà insieme a me a osservare come creo i miei spettacoli. You don't want to recruit more talent at the prima train non puoi cercare first? Gli altri talenti a sul treno? A marvelous suggestion, Amy. First the train, then the circus tent. Sinceramente eccellente, prima il treno e poi il circo. Ok. Chi è questa? Ah, allora. Pablo. Buccia di banana. Alito di fuoco è lei. Ah, ma lei non ce l'abbiamo già, Maria. Eh no, Berta. E Cesar. Allora. Mangia fuoco, ventriloquo. Un altro mangia fuoco. Pagliaccio acrobata, mangia fuoco pagliaccio. Cattive condotte. Ah, posso fare tutte e tre? Ah, ok. Pensavo uno, allora stavo a scegliere. Questo artista può apparire nel treno ed essere equipaggiato. Escapologa. Tendone e possibile nuovo programma per lo spettacolo. Ok, organizza il tuo primo spettacolo. Tendone. And this is how per prima cosa seleziona il programma dello spettacolo di campagna. In seguito otterrai altri programmi. Il passo successivo, spettacolo circense è la cosa degli artisti. Ha una preferenza personale, un determinato tipo di esibizione, mentre molti hanno anche un compagno preferito con cui amano esibirsi. Più attenzione darai alla chimica fra i tuoi artisti, più successi avranno i tuoi personaggi. Che tipo di esibizione preferisce il personaggio? La barra dalla chimica si ricarica a un ritmo molto più contenuto. Se l'icona della scheda di un personaggio non corrisponde alla sua assegnazione. L'icona verde indica che questo artista ama lavorare con la classe di personaggio specificata. L'icona rossa l'opposto. A sinistra evidente la classe del personaggio. Allora, ottieni 2 stelle nella barra della chimica. Allora, lui non piace con la trombetta. Questo sicuramente. La linea che colora le tue P indica l'efficacia della loro collaborazione in base alle icone di chimica. Il verde indica un rapporto forte, il rosso no. La compatibilità di carattere viene indicata nella barra della chimica. Con valori più elevati possono ottenere più stelle. Più stelle si ottengono, più ricompense riceverai. Allora. No. Ah, questi sono bloccati. Quindi Maria no alla trombetta. Raga. Non è che posso fare tanto. Vai Maria. Ai. Allora. Allora, perché Maria ha più attinenza con Cesar e Pablo con Maria. E Maria con tutte e due. Sì. Fico, avanti. Organizza il tuo primo spettacolo nel tendone. Ok? Avanti. Allora, qui puoi distribuire le stelle ottenute in modo da consentire al circo di preparare meglio lo spettacolo successivo. Distribuisci, superare il valore potenziale del programma da questa categoria. E poi fai annuncio.
essendo occupati con lo spettacolo, gli artisti selezionati potranno partecipare ad altre attività. Non potranno, eh? Ok. Circus ha l'onore di presentarvi Circo Electric, presenta Village Road Show, trucchi stupefacenti e 9 stelle, solo oggi. What a waste of time. Che perdita di tempo. Ti piace? Morte! Ancora! Even more bloodthirsty vicious. Attimo, voglio siatati di sangue. Gli artisti segnati a uno spettacolo ottengono devozione, il suo successo ne aumenta il valore. Ok, ci sta. Orca. Allora. Questo fu tutto. Bravissimo. Lei urca. Ombrellata. Ombrellata, ragazzi, non vi rendete conto? Allora, si sposta davanti due slot, schernisce 41, aumenta la devozione di Grock. Andiamo. Aia. Adesso è lei, questa che cos'è? Più di danno, possibilità di rimuovere lo stordimento. Porca! Usa l'abilità favoreggiamento per aumentare i danni. Se il trombo felice si esaurisce dopo avere tempo, poi non aumenta. Ok. Yes! And that, boys and girls, is why he's so often the main event. L'evento principale. Aia, che legnata. Secondo turno. Quest'icona presenta tutti gli effetti di stato di pavoneggiamento. Le abilità possono attivare sui nemici gli effetti di stato positivi e negativi. Ok, usa perlustrazione per avere informazioni più dettagliate. Ok, ah ok. Bam! Lei è fortissima col fuoco. Il martello, il martello! Bam! Mi è piaciuto subito, ragazzi, perché veramente... Brava anche lei, eh! E arriva l'altra con la motoretta e il leoncino. Vai! 90 soldi! Bella, raga! Puoi far fuggire i nemici con la devozione, diminuendo la loro devozione, sì. Baldazar è cresciuto. Figata. Uno dei suoi personaggi è pronto per passare a livello superiore. Valori più elevati, numeri circensi sono fondamentali per poter organizzare spettacoli più complessi. Sali di livello e usa tutti i punti disponibili per aumentare i valori del numero circense di Baldazar. Ok. Baldazar. Allora, potenziamo. Potenzia. Usa i punti per eliminare attributi il numero circense selezionando, fra parentesi, indica il valore massimo attuale dell'attributo. Ok. 8. Ok, perfetto. Le abilità possono essere potenziate fino a raggiungere il livello personalizzazione. Usa il potenziatore di abilità per potenziare un'abilità. Allora, di fare questa e vai, la strada del sapere, altro trofeo. Bella lì, bella lì. Amelia, I have this for you, for answers.
Amelia, questa è per te. Puoi trovare le risposte. Una mappa. It'll get you to the vanished bridge, through all the dangers. Ti condurrà al ponte svanito facendoti superare tutti just i pericoli. How dangerous are these dangers, Dr. Mabry? E quanti pericoli sono questi pericoli? E quanto pericolosi sono questi pericoli, dottor Mabry? Molto. Ma vedi, è proprio questa la bellezza della mappa. I have the police radio. I know what's out there. Dispongo di droni, dispongo di una radio della polizia, so cosa potrai trovare. Tipo, case abbandonate dagli evacuati, violenza gratuita, un gruppetto di senza Dio. Specifico. Con questa mappa sarai al sicuro, o perlomeno più al sicuro. Ne farò buon uso, grazie. Troppe informazioni tutte in una volta, non sai da che parte girarti, non preoccupare, meccaniche di gioco. Premi questo pulsante, chiedi aiuto o usa il codex per visualizzare tutti i tutorial. Ok, allora ragazzi, diciamo che dai, come primo video è andato bene, mi sono divertito, è molto molto una recensione veloce, è molto colorato, è fatto bene, dettagliato, simpatico e c'è un sacco di cose da poter potenziare e da fare, quindi secondo me è un gran bel gioco. Io vi lascio al primo video, vi aspetto al secondo e a tutti gli altri video su questo gioco e tantissimi altri giochi. Mi raccomando di iscrivervi al mio canale YouTube, commentate, mi piace, scrivete, portate i vostri amici e chi conoscete, parenti e altri conoscenti vostri sul mio canale. Dai ragazzi, più saliamo, più cresciamo, più facciamo cose fichissime. Mi raccomando anche di iscrivervi al mio canale Twitch, dove faccio le live alle ore 21 tutti i giorni. Tutto in descrizione, lascio un piccolo commento del gioco e poi tutti i link per potervi iscrivere. C'è anche il Linktree, cliccate tranquillamente e aprirà una finestra dove c'è Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, e Twitch e Discord. Quindi ragazzi, iscrivetevi. Da questo gioco veramente, secondo me, fichissimo. Salviamo lo slot, bravissimo. È tutto. Marco Drums Games Channel vi saluta da Circus Electric. Al prossimo video. Ciao mitici, ciao mitiche, ciao a tutti ragazzi. Alla prossima.